Dal 5 al 19 giugno si terrà l'edizione speciale per il Carnevale di Foiano. La tradizionale sfilata dei carri allegorici, arrivata alla 482esima edizione, colorerà e animerà per tre fine settimana le strade di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Evandro Dell'Amico, in sala affreschi di Palazzo del Pegaso, ricorda le memorie del padre e dello zio, soldati e prigionieri nella Seconda Guerra Mondiale, con il libro «In mio nome mai più». A Cortona, Nume Academy and Festival, l'eccellenza della musica classica. La manifestazione è in calendario dal 6 al 12 giugno e ha l'obiettivo di valorizzare i giovani musicisti che stanno emergendo sulla scena. Fermato dalla pandemia, torna dopo due anni di stop il Carnevale di Foiano. Dal 5 al 19 giugno si coloreranno le strade del borgo più antico d'Italia, quello di Foiano della Chiana, che ha il vanto di organizzare la sua 482esima edizione. Una grande tradizione e un importante segno di ripartenza, ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo del Pegaso. Il Carnevale di Reggio Condo, ha aggiunto il presidente dell'Assemblea legislativa, è considerato una perla tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie sia per la sua tradizione storiografica, e anche questa volta saranno quattro i carri allegorici realizzati da veri maestri della cartapesta e da tecnici della meccanica. Sono contento che la Presidente De Robertis abbia voluto questo momento qui in Consiglio regionale, che è anche un segnale di ripartenza, di speranza, vedere che i nostri territori tornino a vivere, che i nostri territori tornino a far conoscere le loro tante tradizioni. Il Carnevale di Foiano è una delle più belle tradizioni che abbiamo nella nostra Toscana, fatta di colori, fatta di allegria, e devo dire, dopo questo anno e mezzo difficile, due anni difficili di pandemia, questi momenti servono, come dire, a ridarci speranza, e sono contento che abbiamo potuto lanciarlo qui in Consiglio regionale. Questa è la capacità di un territorio di reinventarsi e di non rinunciare alle proprie tradizioni, alle cose che ama fare, che i cittadini sono affezionati. Un carnevale di tutto rispetto, non ci andremo con il cappotto, ci andremo con la maglietta a maniche corte, ma sarà comunque la presenza della regione insieme, territorio, a fianco di queste persone, perché noi vediamo sfilare un carro, ma ci sono dietro ore di lavoro, sacrifici, rinunce importanti anche di chi sta in cantiere piuttosto che in famiglia, e quindi siamo contenti, significa che non avevamo sbagliato pensando che il carnevale fosse davvero importante per questo territorio, ma lo ha dimostrato reinventandosi in una stagione dove di solito si va al mare, non a fare sfilate mascherate. Arriva il carnevale, arriva parzialmente fuori stagione, perché noi l'ultimo fine settimana di giugno abbiamo sempre fatto il carnevale estivo. È chiaro che però in questa circostanza particolare era necessario assolutamente ripartire, con questo termine ripartenza forse abusato, però per noi è davvero un tornare alla normalità, e per quanto riguarda il comune di Foiano della Chiana è qualcosa di assolutamente importante, oserei dire anche fondamentale. Quindi far vivere ai nostri cantieristi, tutti dei quattro cantieri, Rustici, Nottamboli, Azzurri e Bombolo, la vita di cantiere, lavorare per il carnevale e riportare la gente in piazza e gli sfottò, che sono il sale del carnevale, è qualcosa di assolutamente utile, fondamentale e importante. Inizia il 5 e andrà avanti per tre fine settimana, dove avremo la famigerata gara dei carri con le varie sfilate dei carri allegorici. Il primo, c'è la gara il 5 di giugno, poi dopo avremo un weekend che è compreso tra sabato e domenica, l'11 e il 12, e la conclusione il 19 con la lettura del verdetto. Facciamo anche l'11, che è un sabato, facciamo anche l'evento, i corsi mascherati in notturna, perché avremo una serata che parte dalle 5:30 più o meno delle sfilate fino all'1 di notte. Questo è un po' il programma, che riprendere un po' il carnevale estivo che facevamo tutti gli anni all'ultimo weekend di giugno.
Evandro Dell'Amico, autore del libro In mio nome mai più, arriva nella sala affreschi di Palazzo del Pegaso, con l'orgoglio di presentare memorie familiari quanto mai utili per riflettere sull'assurdità della guerra. Nel raccontare quanto accaduto al padre e allo zio durante il secondo conflitto mondiale, entrambi deportati e in particolare lo zio, morto di stent in un campo lager in Sassonia, esorta la società e le istituzioni, cittadine e cittadini, a non perdere e disperdere la memoria. Gli fa eco il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo, che sollecita ad essere amplificatori di memoria e lancia un monito per ricordare, ma non in maniera sterile. Una riflessione in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo. Consentitemi di ringraziare Evandro Dell'Amico per il lavoro importante. Questo non è il suo primo libro, è il terzo di una serie di libri che raccontano purtroppo le tragedie di quegli anni, che hanno toccato anche la sua famiglia, come tante famiglie toscane durante la Seconda Guerra Mondiale, le violenze subite, le morti. Purtroppo oggi, non lontano da noi, la distanza c'è tra l'Ucraina e Trieste, molto meno quella c'è tra Trieste e la nostra Sicilia, si stanno rivivendo scene terribili come quelle purtroppo che abbiamo vissuto tanti anni fa. E allora il nostro compito, nel momento in cui non ci sono più testimoni diretti di quel tempo, è quello di diventare amplificatori di memoria, perché quello che è accaduto non accada mai più. A noi il compito di ricordare, ma non un ricordo stantio, fatto perché andava fatto, ma un ricordo perché ognuno prenda coscienza della violenza di quel tempo e che purtroppo quelle violenze si stanno perpetrando ancora oggi. Quindi grazie ancora ad Evandro per questo sforzo di approfondimento, che è anche un modo per guardarsi dentro, per toccare con mano la violenza di quel tempo e l'inquietudine che ancora tocca ciascuno di noi. E ancora una volta lo scrittore Evandro Dell'Amico arriva nelle sale del Consiglio regionale con una pubblicazione di carattere storico che vuole essere anche un momento importante di riflessione. Un'opera che è frutto di un'attenta analisi di carattere storiografico, ma che al tempo stesso si basa su relazioni personali, su affetti familiari e che vuole essere di monito al nostro presente. Un documento prezioso che, attraverso la figura dell'omonimo zio Evandro Dell'Amico, azionista cattolico, ci porta a riscoprire una serie di valori che mai come ora, in un tempo di guerra, risultano attuali. Un invito alla pace, un invito alla pace vera, che è rispetto del prossimo, rispetto dei popoli, della propria autonomia, ed è, in una parola, rispetto dell'uomo. Sono orgoglioso che il Consiglio regionale ospiti un'iniziativa come questa, perché questo, che è il luogo delle istituzioni, deve essere anche fonte di messaggi positivi per tutta la nostra comunità. E il libro di stamani, con il carico di valori che porta con sé, ha principalmente questo scopo: ridestare le nostre coscienze e portarci alla riscoperta dei veri valori dell'Humanitas. Nella Seconda Guerra Mondiale tre fratelli Dell'Amico si trovarono arruolati e con diverse vicende fecero percorsi assolutamente divergenti. Mio padre, catturato il 7 febbraio del 1941 in Libia, fu poi deportato dagli inglesi in Australia e tornò nel gennaio del 47. Il fratello minore Evandro, di cui io porto il nome, invece il 9 settembre come del 1943 come militare, non aderendo alla continuazione della guerra a fianco di Hitler, fu deportato in un lager in Sassonia. Da lì, purtroppo, il 13 aprile del 45 finì la sua vita, stroncato dagli stenti patiti in prigionia. Io ho trovato il suo epistolario che aveva detenuto mia zia, dopodiché averlo letto
ho riflettuto molto, dopo aver molto sofferto, se era il caso di divulgarlo o meno. E alla fine ha prevalso la volontà di divulgarlo, perché da un racconto di vita così tragico si possa trarre motivo di riflessione sul perché non si deve ripetere una tragedia come la guerra. Musica classica di altissimo livello e la grande offerta culturale del Borgo Etrusco di Cortona sono gli ingredienti sapientemente miscelati dagli organizzatori del Nume Academy and Festival. La manifestazione in calendario dal 6 al 12 giugno è stata presentata nella sala del Gonfalone di Palazzo del Pegaso, dove il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha sottolineato come l'evento rappresenti perfettamente la sua idea di Toscana, che è quella di tenere insieme la valorizzazione del territorio con la sua arte e la sua storia, investendo anche su eccellenze come ragazzi più giovani che stanno emergendo, facendoli conoscere. Qui si tiene insieme esattamente la mia idea di Toscana, lo dicevo ora alla direttrice, tenere insieme la capacità di valorizzare il nostro territorio, la sua bellezza, l'arte, la storia. Cortona è uno dei borghi più belli della nostra regione, e dall'altra investire sulle eccellenze, anche sui ragazzi più giovani che stanno emergendo, farli conoscere, valorizzarli. Ecco, sta qui l'idea di Toscana, insieme al vicepresidente Casucci, che ringrazio davvero per aver voluto qui questo momento, vogliamo portare avanti una Toscana che tende sempre a guardare con speranza e ottimismo anche dopo questo tempo difficile. Un evento come questo è un evento che porta speranza e ottimismo, perché insieme tiene la valorizzazione dei ragazzi più giovani, dei nuovi talenti, con i nomi tra i più importanti del palcoscenico internazionale. Insomma, saranno davvero giorni importanti dal 6 al 12 giugno a Cortona, giorni in cui si può vivere la bellezza di un territorio insieme all'amore per la musica è quella bella. Per me è sempre un piacere e anche un'emozione presentare nel Consiglio regionale gli eventi che si svolgono nella mia Cortona. Posso dire che la mia Cortona è ben legata a festival nel corso del tempo, e ora finalmente dopo il Covid si riparte alla grande con questo, che è veramente un festival capace di portare grandi artisti di fama internazionale, ma anche, ecco, di legare a questi artisti, ecco, un esperimento, un approfondimento, un aggiornamento, un perfezionamento, ecco, delle nuove generazioni. Quindi la capacità di coniugare i grandi artisti, ecco, con anche le nuove generazioni, in uno scenario straordinario che è quello di Cortona e di Sant'Agostino, che per chi come me cortonese ha un suo significato storico, didattico, molto ben evidente. Quindi si riparte a Cortona e si riparte alla grande. Sono 6 giorni di musica classica a livello altissimo in questo bellissimo borgo etrusco Cortona. Portiamo i nomi più grandi attuali, quindi ci sarà Quartetto Belcia, Alban Guerra, Serla Chen, tutti i docenti dell'Accademia. Parlo dell'Accademia perché il cuore pulsante del progetto è un corso di altissimo perfezionamento per 12 ragazzi che vengono selezionati in tutto il mondo e vengono proprio a Cortona, dall'Australia, dall'America, da tutta Europa, per partecipare a questo corso totalmente gratuito. E molti di questi ragazzi sono già all'inizio di carriere importantissime, incidono dischi, quindi veramente abbiamo un festival dove poter dare uno sguardo al futuro, quindi conoscere in anteprima i protagonisti della classica mondiale, ma anche conoscere e incontrare, ascoltare gli apprezzatissimi artisti di oggigiorno.